ora. Quando ero piccolo avevo paura del buio, dei cavalli, dell'acqua alta, poi dei leoni e poi... Io ho avuto paura del buio. Mi ricordo solo quando ero un po' grande e c'era un fantasma in casa che mi tirava i sassi, era buio. La prima volta mia madre mi ha portato in piscina e quando stavo entrando con mia madre ho avuto un po' paura perché l'acqua era alta 2 metri. Io ho paura quando mi bocciano a scuola. Quanto le bambine hanno paura, si devono trovare un principe, così lo difendono. E allora queste le paure dei bambini, noi le abbiamo messe anche un po' in chiave scherzosa. Nel frattempo ci ha raggiunto qui in studio la signora Teresa Fasano, che abbiamo sentito prima, la sua storia molto bella. Un genitore, Marco, giusto? Sì. Allora poi parleremo insomma del ruolo dei genitori nelle paure. Altro genitore, Antonio. Buongiorno. Buongiorno. E poi il professore Albani, che prima ci ha aiutato a capire, pediatra. Insieme ai genitori cerca di trovare delle strade da percorrere insieme con i bimbi per superare le paure. Allora io partirei subito dalla signora Marisa e poi facciamo un giro anche per sentire questi ragazzi. È d'accordo che bisogna trovare un principe azzurro per superare le paure? Lei l'ha trovato? Io l'ho trovato, quindi... Possiamo dire che funziona? Funziona. Oh, funziona il principe purché azzurro. Purché sia un vero principe azzurro. È quello, insomma, vi dovete impegnare a trovarne uno giusto. Allora, andrei dal nostro Daniel, ecco qui, ti do il microfono, perché loro hanno fatto un bel lavoro in classe e dove avete fatto un po' la lista delle paure che voi avete. Infatti. La vogliamo leggere? Allora, facciamo una cosa, Mattia regge il microfono a Daniel. Daniel srotola subito, veloce, 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 che non abbiamo tanto tempo, la lista. E ci leggi un po'. Che paure avete? Voi vi siete messi insieme in classe e avete scritto un elenco, un decalogo delle paure. Vai con la prima. Noi bambini abbiamo paura della solitudine, del buio, di perdere qualcuno che si ama, delle novità, di non essere amati, di non piacere, di essere abbandonati da mamma e papà, di dire di avere paura. Benissimo, allora mi dai il cartoncino? Al microfono tienilo tu, Mattia, poi lo distribuisci tu, sei l'addetto al microfono. Va bene, Cristian è l'addetto al libro, deve leggere il libro, deve reggere il libro, e tu sei l'addetto al microfono. Allora, professore Albani, della solitudine. È strano pensare che un bimbo di 10-11 anni possa aver paura della solitudine. Io sinceramente, ecco, se mia figlia avesse paura della solitudine, lo dico sinceramente, non me ne accorgerei. È difficile accorgersene perché loro... è difficile che ne parlino apertamente, cioè loro sono stati bravi a identificarli, a parlarne apertamente, ma anche perché in gruppo è più facile poi tirar fuori la testa. E... ma un bambino che ha paura della solitudine usualmente non lo dice, lo tiene dentro, anche perché sa che generalmente quando incomincia a parlare di aver paura della solitudine gli dicono: ma no, ma non è un problema, ma dai, ci stanno tanti bambini insieme a te, come puoi fare ad essere solo tu che stai insieme? Cioè, una delle tecniche che noi usiamo istintivamente, noi genitori, noi educatori, fra virgolette, è quella di cercare di esorcizzare il sentimento se lo vediamo un po' troppo pesante, fra virgolette, e che potrebbe in qualche modo danneggiare la persona. Sostanzialmente dovremmo fare il contrario. Cioè dovremmo dire: hai paura, è una cosa brutta aver paura perché un po' ti blocca, ti attanaglia, è una cosa che poi ti lascia un po', come dire, impotente, non riesci a trovare una soluzione a questa tua paura di essere solo. Il ruolo del genitore non deve essere quella di, come dire, banalizzare la paura, di renderla un po' così poverella, sì. Ma anche quella che sembra essere una paura minima, di condividere e di affrontarla, giusto? Invece di sminuirla, ecco, bravo. Deve dare al bambino la possibilità di viverla in modo tale che poi il bambino, attraverso una sua elaborazione spontanea, tende a superarla. Non si può superare la paura della solitudine senza attraversarla. Antonio, lei ha figli di che età?
Ho due figli, maschio e femmina, con quasi 8 anni di differenza, molto diversi tra di loro, e ognuno con le proprie paure. Devo dire che ieri sera, in realtà, con mia figlia, la più grande, che adesso ha 21 anni, abbiamo chattato perché vive dall'altra parte dell'oceano, e le ho scritto: domani sono in TV a parlare delle paure dei figli. E le ho fatto: tu che paure hai? E lei dopo poi mi ha risposto: ma che cavolo di domanda mi fai? Ecco. E io le ho detto: ti ricordi quando avevi paura della maestra in quarta elementare? E adesso di cosa hai paura? Poi, siccome insomma c'era l'oceano in mezzo, la chat non era tanto veloce, dopo qualche secondo mi è arrivata la risposta dicendo: ho paura di deludere i miei genitori, di non essere alla loro altezza e che i miei genitori muoiano. Tra l'altra cosa, è la prima volta ormai, insomma, da donna, perché a 21 anni, che faccio una domanda così diretta. E devo dire, è sempre una grande emozione. E da in questo padre... caso la chat ha aiutato, perché forse non c'è l'immediatezza di guardarsi negli occhi, magari uno anche un po' vergogna a dire ho paura, sì, della morte dei genitori. Forse sì. Devo dire che come padre io ho fatto sempre una gran fatica a capirle, le paure dei miei figli, perché ti avverti che c'è qualcosa che non va. Il piccolo ha sempre avuto una gran paura di andare a scuola, da sempre, cioè dalla materna. Adesso sta finendo le medie, non ha, al di là del fatto che non ha, come dire, la passione per lo studio, ma lui aveva proprio il terrore. Poi ho capito che era la paura del distacco, la paura di non ritrovare noi, aveva paura che entrando a scuola non trovasse la maestra, insomma. Poi c'erano stati anche dei fatti, insomma. Però... Però mai bollare, io questo l'ho imparato poco fa dal professore, non bisogna mai bollare i figli come paurosi, perché io invece, per esempio, spesso lo faccio per prenderli in giro, cioè, ma tu, ecco la paura, ma la anch'io... paurosa di casa, non bisogna, è vero. No, anch'io lo faccio scherzando, però non so, forse sbagliando, poi il dottore me lo dirà. Io lo sentirò perché, anche la... perché i bambini comunque si prendono in giro tra di loro, allora uno ha il timore, certo, che magari mio figlio possa essere preso in giro dagli altri. Allora, scherzando su questo fatto che lui possa essere un fifone, sottolineando il fatto che in realtà, come dire, non lo è, nel senso, certo, che magari non ne ha il motivo di aver paura, però resta sempre il dubbio di sbagliare, perché poi ascoltando lui uno dice: forse sto facendo il contrario di quello che dovrei fare. No, però non bisogna aver paura di sbagliare, ecco. No, il risvolto di questa cosa, cioè accettare le emozioni, la paura come le altre paure di cui loro hanno fatto un bel elenco, per dire la verità, sono le più importanti, in effetti, quello dell'abbandono, paura delle novità, dell'abbandono, di rimanere senza genitori, che qualcuno muoia, cioè sono le paure più importanti. Viverla, la paura, in maniera, come dire, legittima, cioè legittimare la paura di un bambino, vuol dire legittimare il bambino, cioè la sua sostanzialmente la sua persona, cioè insegnargli ad accettarsi così com'è. Io vorrei andare un po' a sviscerare, perché sono un po' curiosone, vi dico la verità, eh? Allora, la paura del buio, vabbè, questa ne parliamo dopo. La paura di non piacere, io farei una domanda a Chiara, Jasmine, visto che un po' mi ricordavo, alla nostra Jasmine, se Antonio ci aiuta. Tu, ecco, questa paura di non piacere ce l'hai, per esempio? Beh, io non proprio. All'inizio, quando sono andata a scuola, ce l'avevo, però dopo... Ma di non piacere a chi? Agli insegnanti, ai tuoi compagni di classe? Ai miei compagni, soprattutto. Di non essere simpatica. Però poi hai detto all'inizio, quindi l'hai superata. Poi dopo, alle medie, mi sono trovata benissimo con la mia bellissima classe. Oh. E questa paura, via, superata. Sì. Grande. Allora, poi un'altra paura. Io mi interessa, questa, la paura... delle novità. Chi mi risponde? Laura? Jasmine, passiamo il microfono a Laura. La paura delle novità. Hai paura delle novità tu? Di qualcosa di nuovo? All'inizio, quando iniziavano le medie, pensavo, mi immaginavo come sarebbero i miei compagni di classe e i miei insegnanti. Quindi anche un po' avevo paura di non... di non fare amicizie con gli altri. E poi invece? Poi invece mi sono trovata bene. Poi ti sei trovata bene. Ma ragazzi, ma c'è qualcuno che ha paura del buio? La classica... No, tenete le mani alzate.
Avete paura del buio? E chi è che dorme con la lucetta accesa la notte? Addirittura, lei nella pile. Un consumo enorme di energia. Tutti con la lucetta accesa. Daniel, che dici tu? Ma pure tu con la lucetta accesa? Con la candela? La candela, va bene. Ci tengo a sottolineare questa cosa. Soprattutto... E perché? Ma perché hai paura del buio? Non è che ho paura del buio nel senso che anche se c'è qualcosa di aperto ho paura che ci sia il buio, ma quando proprio non si vede proprio più niente. Il buio, quello proprio fitto fitto che non si vede nulla. E, ma ho paura per il motivo che non si sa mai che cosa si può incontrare, che cosa può succedere. E che incontri? Stai dentro casa, no, che incontri? Perché... Allora, la mente ultimamente, visto questa generazione di tecnologia, ecco, si vedono molti film horror, molti generi di film che sviluppano la mente a fare in modo che abbia questa immaginazione che, no, per esempio, vedi un film in cui c'è il buio, a un certo punto esce uno scheletro che ti vuole attaccare. Beh, la mente riprende questo punto e quindi fa in modo che quando tu sei nel buio pesto proprio in cui non vedi mamma, proprio più niente, mamma spegni la luce, buonanotte, e tu dici oddio adesso esce fuori uno scheletro, hai sempre questa paura che ti succeda qualcosa, che venga qualcuno. Invece altri hanno paura del buio per il motivo che magari è una cosa reale, che c'è un ladro nascosto e a un certo punto ti attacchi. Per questo... Noi ci sorridiamo, scusa Dani, noi ci sorridiamo, professore. Però, torniamo al discorso di prima. Dobbiamo riconoscere la sua paura, non la dobbiamo sminuire, non la dobbiamo ridicolizzare. E lui dice una cosa seria, nel senso che comunque questi bimbi, guardando la televisione, ne hanno viste di tutti i colori. Perché comunque le scene di violenza in TV, ahimè, ci sono. È stata molto carina l'idea, il fatto che molti di loro hanno alzato la mano. Non si sono sottratti all'idea di far vedere che hanno paura del buio e che vogliono una lucetta. Beh, questa è una cosa buona, sostanzialmente. È il primo passo, forse. È un primo passo. Loro comunque non hanno difficoltà ad ammettere di avere questa paura, che è una cosa essenziale come passo indispensabile. Che loro possano aver paura di cose che a noi adulti fanno sorridere perché sembrano delle paure ingiustificate. La loro mente è tale da considerarle invece giustificatissime. E poi in qualche modo lo sono. Cioè è vero che ci possono essere i ladri che possono entrare in una casa, forse lo scheletro no, ecco. Però quello è... C'è un'altra paura che a me ha colpito molto in questo elenco: essere abbandonati da mamma e papà. Chi è che ha paura di essere abbandonati da mamma e papà? Allora, sentiamo, no, cambiamo. Allora, quella bimba, ok, sì, Francesca, date il microfono a Francesca, per favore. Io perché da quando è nata mia sorella, hanno più attenzione a lei che a me, così sembra a me. Quanti anni ha? Quante differenze? Quanti anni di differenza? 5 anni. 5 anni. Quindi tu ne hai 11, lei ne ha 8? No, lei ne ha 5, io ne ho 10. 5 e 10. E quindi, insomma, ma hai paura? Ecco, sì. Da lì nasce secondo te questa paura? Sì, perché diciamo, vabbè, all'inizio potevo capire, è piccola, però poi diciamo danno un po' più attenzione a lei, quindi non... Allora io, se mi permette, io farei rispondere alla signora Teresa Fasano. Che insomma con questa paura, ma lei ne ha affrontata insomma ben altre, però lei ha convissuto diverso tempo, poi piano piano ne è uscita, cioè la paura di essere abbandonati, ma poi ecco anche questo diciamo rapporto con la sorella. Come si fa a superare una paura simile? La paura dell'abbandono penso che sia una delle paure più forti e più distruttive. È chiaro che per quanto riguarda la mia storia ci sono dei fondamenti, quindi c'è stato un effettivo abbandono dovuto a dei fatti realmente successi. E poi c'è stato il secondo abbandono, come che si registra dentro di sé e si porta dentro fin quando, come si diceva prima... Ma lei ha ancora paura di essere abbandonata? Un po' sì.
E quando prende magari, ecco, c'è un po' un momento di sconforto, come fa? Mi sarebbe piaciuto avere la marionetta che aveva la signora qui a fianco a me. Forse avrei potuto esorcizzare prima le mie paure, i miei dolori, insomma. Io volevo chiedere a Marco, il papà, è difficile riconoscere le paure di questi bimbi? No, veramente no, perché ho un buon dialogo con Mattia e apertamente gliele chiedo, e lui apertamente ne parla, mi dice quando ha paura, di che cosa. Quindi qui arriviamo al dialogo con i figli, che è un'altra, come dire, arma vincente per superare le paure. Sì, per se capirle... non c'ha l'iPad dialoga, se c'ha l'iPad fuori discussione. Non... Quello lo chiudiamo nel cassetto, Mattia. E tu lo ritrovi sempre, come... Ah, non abbiamo il microfono. Chi è che c'ha il microfono? L'ha detto al microfono, non ha il microfono, eh? Che dicevi tu? Che tu lo ritrovi sempre l'iPad? Mamma me lo nasconde e io lo ritrovo sempre, me lo porto sempre. Fino a quando mamma non ha detto che si era rotto, ma non era vero. A un certo punto io l'ho scoperto. Come, secondo me tu non hai paura di niente, di No, una cosa sì. Sì. Magari prima di andare a dormire prendo tipo qualcosa, latte caldo per farmi addormentare. Ah, questo è bello, questo mi piace. Una camomilla, un latte caldo è il rimedio migliore. Soprattutto 2 mesi fa. Allora, siccome è stato prima, si è parlato di questa marionetta, signora Marisa, vogliamo, ecco, concludere con questa marionetta. Cosa ci potrebbe raccontare oggi questa marionetta? Lei cosa... Bene, immaginate che sia una compagna di scuola, va bene? Questa compagna di scuola deve lanciare un messaggio, ecco. Avere paura della scuola è una cosa un po' stupida, però è comprensibile. Non si può mai sapere chi c'è dietro la cattedra. Oh, io sono stata dietro la cattedra per 40 anni, prima con i ragazzi della vostra età e poi con quelli grandi. E quelli facevano un po' paura a me, parola d'onore. Invece c'erano dei bambini di campagna, e lei l'ha visti, che avevano tanta paura della propria famiglia che venivano a scuola felici di venirci. Erano il 60, di solito i bambini dei contadinelli non andavano a scuola, finivano con la quinta elementare, se erano i genitori glielo consentivano, e poi a lavorare. E allora avevano paura di casa, venivano a scuola con gli occhi che sembravano delle stelle. Ah, qualcuno che ci prende in considerazione. Non erano abituati a parlare con gli adulti, il massimo che si sentivano dire stai zitto te che non capisci niente. Invece poi i più grandi, quando li ho conosciuti nelle scuole superiori qui a Roma, e quelli avevano paura della scuola. Avevano paura di non essere valutati. E il pezzo di carta di cui sentivano sempre parlare, questo maledetto pezzo di carta, che era tanto necessario, bisognava conquistarselo. Ma la professoressa di matematica era antipatica, la professoressa di inglese, chi la capisce è bravo, la professoressa di italiano è noiosa. Signora Marisa, lei cosa insegnava? Io insegnavo lettere. Lettere. Storia e lettere. Allora, bisogna riorganizzare. Ci torna a trovare, chiamiamo questi bambini. Volentieri. Allora. Appena vedo dei ragazzi... Vado in brodo di giungi. Allora, grazie alla signora Marisa, a Teresa Fasana, a tutti i nostri ospiti, il professor Albani e i 2 genitori, Antonio e Marco. Adesso...